Ecco, guardate questo manifesto che voi vedete a destra, che abbiamo fatto come medici per l'ambiente, vita incenerita, c'è già tutto il nostro programma. Nei rifiuti c'è ancora tanta vita, l'inceneritore la distrugge insieme alla nostra. Perché? Perché l'inceneritore, la combustione, pensate, di una sola sigaretta fa migliaia di sostanze tossiche e cancerogene, le 120.000 tonnellate che si bruciano a Forlì, più quelle 30.000 dei rifiuti di Mengozzi, più quelle che si bruciano nel vostro impianto e via dicendo, è fatica a pensare che siano innocui. Sono tanto più pericolosi quanto agiscono su un organismo in accrescimento, come è ad esempio un feto o un embrione all'interno della propria durante la fase intrauterina. Perché quello che stiamo capendo è che non è tanto la quantità delle sostanze tossiche ad essere pericolosa, ma anche il momento in cui queste sostanze agiscono, per cui la stessa dose in un individuo adulto può essere, diciamo, pure indifferente o non creare problemi, ma quando questa agisce in un organismo in accrescimento è chiaro che i suoi tessuti sono, diciamo, assolutamente più sensibili e si possono creare dei danni anche a lungo termine. E questo che voi vedete in basso, quella è, diciamo, proprio una pubblicazione recente che fa capire come è proprio l'esposizione fetale ad essere, diciamo, quella che può condizionare il nostro stato di salute o di malattia che noi avremo da adulti. Quindi le malattie di cui la società occidentale, diciamo, è colpita, il diabete, le malattie dal punto di vista immunitario, tumori, neurodegenerazione, eccetera, possono avere una loro origine già da esposizioni estremamente precoci. E questo ve lo voglio far vedere perché mi sembra molto interessante, è recentissimo. Questa è una pubblicazione, la stiamo traducendo in italiano, poi dopo la metterò a disposizione di tutti, della Società Svedese per la Difesa della Natura, che è uscita con questo comunicato. Dopo decenni in cui abbiamo fatto le campagne per salvare Falco Pellegrino, per salvare magari i capiti, eccetera, è arrivato, lanciamo la campagna Salviamo l'Uomo. Capite cosa? Ecco, vi voglio dare degli esempi così forti su questo argomento. E guardate, perché io dico 5 anni fa, anzi 6 anni fa, perché esattamente 6 anni fa facemmo un'audizione in comune con Tomatis sul problema degli inceneritori, un grandissimo ricercatore italiano che ha lavorato all'estero, è stato uno dei più grandi scienziati nell'ambito della cancerogenesi. Dovevamo parlare di inceneritori e lui esordì con quella frase lassù in alto: le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo. Esattamente il titolo del film che avete visto. Questi sono i giornali che sono usciti il giorno dopo, quindi guardate, inceneritore, bimbi a rischio, perché? Perché con la combustione si creano centinaia di sostanze tossiche che passano dalla madre al feto e portano malattie. E quali sono queste sostanze? Sono ad esempio, questa è scritta in inglese, comunque il mercurio, i ritardanti di fiamma, le diossine, i policloribifenili, il piombo, quello. E cosa vuole dire questa immagine? Vuol dire che quella bimba che la mamma ha in braccio ci metterà la bellezza, ci metterebbe la bellezza di 166 anni per liberarsi del piombo ricevuto in eredità dalla madre. Mi spiego? Oppure ci mette un anno per liberarsi del mercurio, 12 per liberarsi dei ritardanti di fiamme. È chiaro che questa bambina a sua volta vivrà 50, 60, 70 anni, ma chiaramente accumulerà altre sostanze tossiche, altri veleni che quindi trasmetterà alla propria discendenza, quindi con un'amplificazione di questa eredità purtroppo assolutamente drammatica. E questa anche recentissima, un lavoro che è uscito adesso, lassù in alto c'è scritto 2011, che cos'è che si sta capendo? Quello che già vi dicevo, che l'esposizione a queste sostanze, agli agenti inquinanti, metalli pesanti, diossine, eccetera, eccetera, danneggia e colpisce la madre, danneggia il bambino, che lo capiamo, ma è in grado anche di danneggiare le cellule germinali, gli spermatozoi o gli ovociti di quella creatura. E quindi il danno
si trasmette di generazione in generazione anche se è cessata l'esposizione. E questo vuole proprio dire, e il titolo anche di questo lavoro vuole proprio dire questo: le esposizioni prenatali, il danno dal punto di vista epigenetico, cioè di quella che è la trascrizione della nostra informazione genetica, del nostro DNA, e la correlazione con le malattie. Che dove ci sia un ambiente malato ci sia male di più è una cosa che può, così, il buon senso lo dice, ma a parte il buon senso lo dicono queste cartine. Alla vostra destra voi vedete la cartina della mortalità per cancro al polmone nella laguna di Venezia, dove c'è rosso vuol dire che c'è la più alta mortalità. Alla vostra sinistra vedete la cartina della biodiversità licheniche. I licheni sono delle forme di vita, quelli che si vedono, che sono ad esempio sugli alberi, quelle sorte di muffe, no? Che ci sono i licheni, tanto, e sono sensibilissime all'inquinamento, queste, in particolare di metalli pesanti. Quando c'è un forte inquinamento c'è il cosiddetto deserto lichenico, e vedete l'area rossa. L'area rossa del deserto lichenico corrisponde esattamente all'area dove c'è la maggior mortalità per cancro al polmone. Ma anche, sappiamo, la pianura padana, una delle cinque aree più inquinate del pianeta, questa è la mappa, l'avrete vista sicuramente 100 volte, guardate che dove c'è la maggior concentrazione di ossido di azoto c'è anche un aumento del rischio, ad esempio, per il tumore della mammella. E guardate i tumori in Italia per le donne, diciamo quella fascia rigata a mezzo è la media italiana, ma quelli che hanno la più alta incidenza di tumori nelle donne sono i registri proprio della nostra provincia, Parma, Ferrara, la Romagna, e quindi ci siete anche voi, Modena e via dicendo. Dagli inceneritori esce la prima cosa che tutti sappiamo, esce il particolato, cioè diciamo la materia viene frantumata, e tanto più le temperature sono alte, tanto più si formano particelle fini che sono assolutamente pericolose. Questo per farvi vedere, diciamo, il particolato più grossolano, quelle palline azzurre che si fermano nelle alte vie respiratorie e hanno le dimensioni fino a un globulo rosso praticamente, e poi via via quello più fine che ha le dimensioni del virus. Quello più fine riesce a passare la barriera degli alveoli, entrare in circolo e arrivare, voi vedete nella figurina in basso, in tutti gli organi e in tutti i tessuti dell'organismo. E quello che si sta capendo sempre di più è come questo, diciamo, particelle estremamente fini, queste nanoparticelle, sono in grado anche, ad esempio, attraverso il nervo fattivo di arrivare direttamente ai lobi frontali, portare metalli pesanti, sostanze tossiche che creano un'alterazione dei tessuti, quindi anche malattie dal punto di vista neurodegenerativo, entrare, voi vedete, nel circolo sanguigno e dare luogo a problemi dal punto di vista degli accessi ischemici, problemi dal punto di vista circolatorio e ovviamente respiratorio, e quindi infarti, ischemie, ictus, trombosi, tutte malattie che sappiamo essere assolutamente in aumento. Quindi, per ricordare gli effetti a breve termine del particolato sulla salute umana, aumento di danni dal punto di vista respiratorio e cardiaco, ma anche a lungo termine aumento di cancro al polmone. E quello che è interessante, quindi riviste assolutamente prestigiose, che fanno vedere come, lì si è cancellato il titolo, le donne sono le sentinelle dell'ambiente, cioè il sesso femminile è più sensibile all'inquinamento, e per ogni aumento di particolato 2.5 c'è un aumento di mortalità e di eventi acuti proprio nelle donne. Ma in particolare i bambini, voi vedete, sono sensibili, in questo caso agli ossidi di azoto, al particolato, all'ozono, c'è aumento di asma, aumento di danni dal punto di vista respiratorio, di tosse, di accessi e di conseguenze, quindi poi anche a lungo termine. Quindi il problema, ad esempio, dell'aumento dell'asma, il problema, questo, ricordate quello che è emerso dallo studio Monitor, l'aumento dei bambini pretermine, le nascite, bambini di basso peso, l'inquinamento ha effetto negativo
su quella che è la conduzione della gravidanza, quindi bambini che hanno un ritardo intrauterino, perché tutte queste sostanze attraverso il cordone ombelicale e il sangue placentare arrivano comunque appunto al bambino. E l'ultima cosa che vi voglio far vedere, purtroppo di recente, per esempio proprio 2 giorni fa, il presidente nazionale dei biologi, quindi si sono svegliati biologi e medici, purtroppo sembrano ancora, come dire, dormire. C'era un articolo che ha riportato come l'Italia detiene il primato mondiale di tumori nei bambini da 0 a 14 anni, e questo è destinato a crescere proprio perché l'incremento è più alto rispetto agli altri paesi. Ecco, vedete un confronto fra l'Italia e l'Europa. Quindi capite che tutti questi sono segnali che ci devono assolutamente fare, come dire, fare svegliare, farci dare una mossa, perché i bambini non fumano, i bambini non bevono. Addirittura nei primi 12 mesi di vita l'incremento di cancro nei bambini è del 3,2% all'anno. È chiaro, non voglio mica dire che ci sono solo gli inceneritori, per carità. Ci chiediamo perché, qualcuno è avanzata, ma noi siamo più bravi a fare le diagnosi. Mi sembra strano che, voglio dire, non è certo che Francia, Inghilterra, Svezia, Germania e Stati Uniti siano inferiori a noi da questo punto di vista. E noi come medici, diciamo, una diagnosi l'abbiamo fatta. Questo succede perché noi in Italia abbiamo un valore aggiunto. Il valore aggiunto è la corruzione. Perché tanto più un paese è corrotto, tanto più un paese è inquinato, tanto più un paese è ammalato. Perché chi deve fare i controlli non li fa? E non è solo al sud che succede i rifiuti tossici, gli sversamenti e via dicendo. Tutto il mondo è paese. Guardate le notizie recenti in Lombardia, ma ovunque ci si giri. Noi abbiamo avuto rifiuti tossici, uno scandalo, proprio 500.000 tonnellate nella nostra provincia, Forlì Cesena, pochi anni fa. Quindi tutto il mondo, cioè purtroppo tutta l'Italia. E questo è quello, è la diagnosi che abbiamo fatto noi, e pagano gli innocenti. Andiamo avanti, entriamo un po' più nel merito. Intanto queste bellissime macchine che ci dicono che purificano l'aria, addirittura ci sono meno diossine in uscita nei fumi che in entrata dai rifiuti, quindi che ci liberano di tutto, di fatto sono industrie insalubri di prima classe. E ci sono anche dei decreti legislativi che ci dicono che le aree agricole, che sono, diciamo, chiaramente che hanno una particolare qualità dei loro prodotti eccetera, non sono idonee a ospitare inceneritori. Questo lo capisce chiunque, perché i fumi ricadono, contaminano e via dicendo. E questo Belpom, che è il presidente, diciamo, degli oncologi francesi, ha definito gli inceneritori un crogiuolo di veleni, perché si fa prima dire cosa, diciamo, non c'è sostanza, diciamo pure che non esca da questi impianti. E queste sostanze tossiche cosa fanno una volta che sono nell'ambiente? Possono contaminare, quindi essere chiaramente attraverso gli alimenti, in particolare vedremo le diossine, i policlorobifenili che si accumulano soprattutto in polli, carne e uova, ma possono essere respirate, possono essere entrare anche attraverso il contatto della pelle o essere direttamente assorbite. E quindi soprattutto per i bambini che toccano, mettono le mani in bocca eccetera eccetera, possono essere più esposti. Allora vi voglio far vedere questo, perché anche questo è recentissimo, è del 2011, sono lavori medici, scientifici, ma ve li dico in poche parole. Questo è un lavoro fatto a Seul, il titolo dice qual è il carico di malattia, di morti, che è attribuibile a soli 4 inquinanti, che sono quelli che normalmente non consideriamo: il particolato PM10, gli ossidi di azoto, di zolfo e il monossido di carbonio, e fanno tutti i loro conti per dire qual è il carico di morti e malattie per la città di Seul da questi 4 inquinanti emessi dai 4 inceneritori che funzionano regolarmente e rispettano le emissioni. Ok? E sono andati a fare tutti i loro conti,
e hanno visto, scusate, ecco, questo è il carico in diviso per fasce di età, quindi da 0 a 9 anni, da 10 a 19 anni e via dicendo, calcolando che complessivamente nella città di Seul ci sono 297 fra morti e malati per le emissioni di solo questi quattro inquinanti. E concludono dicendo, voi vedete, ve l'ho sottolineato in rosso, nessun effetto aggiuntivo sulla salute causato dagli inceneritori può essere considerato accettabile, proprio perché ne possiamo fare a meno per i motivi che sapete bene. Ma dagli inceneritori escono metalli pesanti, grado 1 vuol dire che sono cancerogeni certi per l'uomo, e a fianco vedete tutti i tumori che sono correlati, e questi sono berillio, cadmio, cromo, mercurio, piombo. Ma guardate che non è che queste sostanze hanno solo un effetto dal punto di vista cancerogeno, sono ad esempio estremamente pericolosi dal punto di vista della salute neuropsichica dei bambini, in particolare piombo e mercurio, con danni e ritardi anche per quanto riguarda lo sviluppo intellettivo. Questo è Lancet, quindi una rivista super prestigiosa, guardate il titolo: le sostanze chimiche stanno danneggiando lo sviluppo del cervello dei bambini in tutto il mondo, e quindi l'aumento dell'autismo, l'aumento di bambini che sono sempre più irritabili, che fanno fatica a concentrarsi. Parlate con le maestre, una maestra un po' anziana vi dirà che i bambini da anni a questa parte non sono più quelli di 20 anni fa, sono più irritabili, fanno fatica a prestare attenzione e allunga anche ritardo dal punto di vista cognitivo. Ecco, un'altra serie di sostanze che esce dagli inceneritori sono le sostanze organiche, e qui sono solo un piccolo elenco, fra cui ovviamente diossine, PCB. E queste sostanze hanno, anche questo è molto importante da capire, e vi chiedo di seguirmi, cercherò di essere il più possibile chiara, queste sostanze hanno un'azione cosiddetta di interferenti endocrini. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono sostanze che mimano l'azione normale dei nostri ormoni, si sostituiscono i nostri ormoni e vanno a legarsi con i recettori al posto delle normali molecole che dovrebbero arrivare al loro destino, al loro bersaglio, per cui portano una serie di scombinamenti in funzioni delicatissime che sono quelle riproduttive, quelle dal punto di vista della tiroide. Questo è un elenco dei voi vedete, policloropifenili, diossine e via dicendo, questi interferenti endocrini, e queste sono le azioni, gli effetti sulla salute, problema del diabete, la stessa obesità, danni dal punto di vista neurocomportamentale, sviluppo puberale precoce nelle bambine, ritardi dal punto di vista della fertilità, immunosoppressione, quindi un ventaglio, voi vedete, a 360 gradi. E di queste sostanze quello che più ci interessano sono proprio le diossine, che escono dai camini, vanno a finire, contaminano il foraggio viene mangiato dalle mucche, entra nella terra, le galline che razzolano reintroducono queste sostanze, e alla fine queste sostanze si concentrano negli animali, nei polli, nelle uova, e noi che ci nutriamo di questi alimenti le assumiamo nel nostro stesso corpo e le passiamo, purtroppo per le donne, le passano queste sostanze attraverso sia durante la gravidanza, ma soprattutto durante l'allattamento passano nel latte materno. Qui una parentesi, non so se lo sapete, ma il latte materno, quindi l'alimento più sacro al mondo, perché qui parliamo veramente della radice della vita. Il latte materno è ormai un indicatore del livello di inquinamento del posto dove vive la mamma, perché nel latte materno si concentrano i pesticidi, le diossine, i policloropifenili, i metalli pesanti e via dicendo. Cioè siamo arrivati a questo punto. Sono cose spiacevoli, nessuno le vorrebbe sentir dire, però questa è la verità. Con questo, sia ben chiaro, l'allattamento materno
va assolutamente incentivato, anche se ci sono queste sostanze, perché fa comunque bene. L'OMS dà delle linee guida che devono essere rispettate senza ombra di dubbio, però l'argomento non si può nascondere la testa, dobbiamo fare di tutto per difenderlo. E guardate, questo è interessante perché vi fa vedere i livelli di contaminanti, di diossine, PCB nel latte materno in diversi paesi europei, che fortunatamente sono, diciamo, dimezzati anche di più nel corso degli anni. Non so se riuscite a vedere, ci sono paesi come la Croazia, l'Ungheria, ovviamente la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, il Belgio, ma l'Italia non c'è, perché di fatto esami di questo tipo nel nostro paese noi non sappiamo qual è la situazione. Dai 40 picogrammi per grammo di grasso del Belgio della fine degli anni 80, voi vedete oggi quella strisciolina azzurra, la massima parte dei paesi ha una quota di diossine che è intorno ai 5 picogrammi per grammo di grasso. E in Italia come siamo messi? In Italia le mamme si sono organizzate, questi sono i pochissimi studi fatti in Italia, voi vedete dei valori che sono intanto datati perché si riferiscono a 10 anni fa, quindi non sono recenti, e comunque il lavoro più recente in basso nell'ultima riga del 2011 riporta dati che vanno da 8.6 picogrammi fino a 11 picogrammi, quindi possiamo dire 10, quindi praticamente il doppio di quello che si ritrova in molti altri paesi europei. E questo è quello che si ritrova a Taranto, queste mamme se le sono pagate con i soldi del comitato gli esami, 8 mamme che variano con un valore dai 12 addirittura a 39.9, quindi 40 picogrammi, quelli che c'erano in Belgio, vi ricordate il grafico di prima, la media è comunque intorno ai 23 picogrammi per grammo di grasso, quindi il doppio a Taranto, sapete, l'acciaieria, addirittura per 20 km di vieto di pasco, l'abbattimento di migliaia di animali, di ovini, no? Perché quando il territorio è inquinato è chiaro che poi, voglio dire, l'agricoltura, la zootecnia non è più possibile. Questi sono gli esami che si sono fatte 4 mamme, 2 di Forlì e 2 di Montale. Non sono esami con le mamme, ovviamente hanno donato il loro latte in maniera del tutto volontaria. L'esame è stato fatto non nel primo mese, ad esempio a Forlì, ma già avanti, quando anche avevano, quindi probabilmente già dato una quota delle loro sostanze ai bambini. E comunque voi vedete, siamo intorno mediamente, anche qui, sui 10 picogrammi per grammo di grasso. Ma che cosa vogliono dire questi valori, tanto per capirci? Vuole dire che se uno prende le raccomandazioni che dà l'Unione Europea, che dice un individuo adulto di 70 kg non ne deve prendere più di 2 picogrammi per chilo di peso al giorno, ok? Quindi se un bimbo di 5 kg non ne dovrebbe prendere più di 10 picogrammi al giorno. Un bambino che si alimenta ovviamente solo con latte, nei paesi più fortunati dove ci sono 5 picogrammi se ne becca ogni giorno, invece di 2 picogrammi pro chilo se ne becca 40. In Italia, Montale, Forlì, Piacenza se ne becca 80, a Taranto se ne prende circa 200. Addirittura in un sito contaminato a Brescia dal PCB della capra addirittura 1200 per pro chilo. Quindi fate un po' i vostri conti e capite che un bambino in Norvegia ne prende 200 se pesa 5 kg, 400 nelle nostre città, 800 a Taranto e via dicendo. E quindi dobbiamo chiederci se possiamo considerare accettabili questi livelli di contaminazione con tutto quello che vi ho detto prima. Allora, se resistete ancora un attimo, questo era per darvi un inquadramento, però adesso volevo andare proprio sugli studi epidemiologici veri e propri. Riuscite a seguirmi, mi riesco a far capire, Ecco, quello che vedete lì è un libro che abbiamo fatto senza nessuna, come si dice, competenza economica, come Medici per l'Ambiente, sono 280 pagine, purtroppo non si trova in libreria e quindi bisognerebbe mandarla a prendere, però abbiamo voluto
fare uno strumento con la bibliografia, abbiamo lavorato 2 anni in tanti colleghi per produrre questo, per dare dei documenti alle amministrazioni, delle possibilità di ascoltare la nostra voce, perché voglio dire, nessuno ci paga, non abbiamo nessun conflitto di interesse, credo che sarebbe interesse della gente che la nostra voce venisse ascoltata e non quella di tanti altri soloni che vanno per la maggiore. Comunque, gli studi epidemiologici che sono stati condotti, come quello Monitor, eccetera, ne sono stati condotti moltissimi, non che tutti abbiano fatto vedere danni, ma molti hanno fatto vedere dei rischi, che sono rischi, se pensate a quello che vi ho detto prima, dal punto di vista ormonale, dal punto di vista della salute riproduttiva, problemi di malformazioni e soprattutto problemi di tumori. Quello che vi voglio dire, cos'è questo? Questo è un articolo, il primo nome, guardate, Crosignani, Paolo Crosignani, l'ultimo nome, quello che ha preso la parola al convegno a Bologna, no? Che è veramente un amico ed è una persona straordinaria che difende, lavora per difendere la salute umana, per proteggere e per portare avanti la verità delle cose. Gli studi epidemiologici, se uno studio epidemiologico quindi vuole confrontare un rischio in una popolazione esposta e in una popolazione non esposta, se il rischio non lo evidenzia, può anche voler dire che lo strumento che ha usato, il metodo che ha usato non era idoneo per vederlo. Non vuole dire che perché non l'ha visto assolutamente lo strumento non c'era. Questo è molto importante. In questo articolo, che lo trovate in italiano, si scarica molto, vengono presentati 25 scenari in cui gli studi epidemiologici possono presentare dei difetti nel metodo di conduzione, nella scelta delle popolazioni. Se io cerco una malattia che ci vuole molto tempo per manifestarsi come un tumore, per 20 anni, e osservo quella popolazione solo per 10 anni, è chiaro che io non vedrò l'effetto. E se dico che quella popolazione non è a rischio, non dico una cosa corretta, perché se lo osservavo per più tempo, c'era magari il tempo perché la cosa si manifestasse. E quindi tenere sempre presente che anche non c'è la verità assoluta, intendiamoci bene, da nessuna parte. Si possono mettere in evidenza dei rischi che, correlati con tutta una serie di altre considerazioni, devono far prevalere sempre il buon senso e la difesa della salute. Questo no, è una, anche questo non l'ho fatta io, viene tal quale Pietro Combe dell'Istituto Superiore di Sanità, una rassegna di studi condotti in Italia. Voi vedete incremento di tumore al polmone, incremento anche qui per una serie di cause con alterazione del rapporto maschio-femmina alla nascita, ancora incremento di cancro al polmone a Prato, aumento di sarcomi, poi vedete 1, 2, 3, aumento di linfomi, tutta una serie di studi condotti in Italia, poi ancora aumento di sarcomi, il penultimo, lo studio condotto a Forlì, il nostro inceneritore di Forlì, che è quello che ci ha fatto svegliare noi medici, ed è per quello che è partito lo studio Monitor, non crediate, nel 2007 sono venuti fuori i risultati di questo studio, con un aumento statisticamente significativo del rischio di morte per tutte le donne, per tutte le cause, via dicendo, tant'è che l'allora presidente dell'ordine dei medici dell'Emilia Romagna, era il settembre 2007, mandò una lettera a tutti i sindaci, i presidenti di provincia, dicendo stop con gli inceneritori, una richiesta di moratoria. Ve la ricordate questa vicenda? Forse non l'avete neanche saputa. C'era il governo Prodi, era ministro Bersani alle attività economiche e produttive, si arrabbiò moltissimo e disse, ci minacciò di mandarci il ministro della giustizia Marstella a farci l'ispezione. Quindi, ecco, poi di lì è partito lo studio Monitor. Quindi insomma, dei dati, chi dice che inceneritore zero rischio forse non è diciamo sufficientemente documentato. E quindi anche questi tumori, che sono tumori relativamente rari, tumori dei tessuti molli del connettivo, correlati soprattutto proprio all'esposizione alle diossine, linfomi, diossine, sarcomi, questi nomi diciamo risuonano.
E quali sono gli studi che hanno guardato soprattutto i rischi per i bambini? I rischi per i bambini, mentre negli adulti i rischi più importanti sono i rischi tumorali, nei bambini sono rischi a breve termine, in particolare il problema delle malformazioni, gli esiti sfavorevoli della gravidanza e problemi respiratori. Questo è un elenco degli studi che hanno evidenziato rischi e quindi malformazioni alla nascita. Quelli in azzurro, quindi voi vedete un elenco che non è neanche piccolo, sono quelli che ve li faccio vedere in maniera più dettagliata. Questo è uno studio condotto in Francia che ha visto un aumento per le mamme che erano state esposte ancora prima del concepimento e durante i primi mesi, i primi 3 mesi di gestazione alle ricadute degli inceneritori, un aumento di rischio di malformazioni urogenitali. E guardate che hanno analizzato 21 impianti e, per un raggio di 10 km, quello del monitor per 4 km solamente, quindi anche e per 8 impianti solo, e comunque aveva già visto qualcosa. Questo è quello del monitor che vi fa vedere l'aumento del rischio pretermine. Poi, ecco, questo è un altro condotto in Giappone e che ha visto che c'era, diciamo, un aumento del rischio delle morti infantili e delle morti associate a malformazioni praticamente a 1 chilometro, 1,5 chilometri, 2 chilometri, dove c'era la maggior, guarda caso, presenza di diossina nel terreno, e che poi questo picco aveva un declino e quindi c'era questo andamento dal punto di vista di queste due patologie statisticamente significativo. Questo è un altro studio condotto in Ungheria per un inceneritore di rifiuti tossici, aumento patologie respiratorie in relazione al monossido di carbonio e al particolato. Questo è anche interessante, questo condotto in Germania è andato ad indagare 3 gruppi di bambini. Un gruppo esposto agli inceneritori di rifiuti tossici, uno che è caratterizzato, diciamo, dall'esposizione a insediamenti industriali ma non all'inceneritore, un terzo gruppo. Sono state fatte indagini, in particolare il dosaggio per la funzione tiroidea, e si è visto che nel primo gruppo, quello esposto agli inceneritori, diminuisce in un modo statisticamente significativo nel 7,7% dei bambini la funzione tiroidea. E voi vedete che le conclusioni sono per l'appunto queste. Un altro pubblicato su Lancet, anche qui condotto negli adolescenti, guardiamo solo le conclusioni: i ragazzi che vivono più vicino agli inceneritori hanno un ritardo nella maturità sessuale e testicoli più piccoli del normale, quindi un danno dal punto di vista riproduttivo. Quest'altro condotto su quasi 500.000 di bambini in Giappone, anche qui hanno fatto questionari, eccetera, hanno visto danni dal punto di vista respiratorio, stanchezza, bambini svogliati, tanto più la scuola frequentata dai bambini era vicina agli inceneritori, quindi hanno indagato la scuola, la prossimità della scuola, gli impianti e non la residenza. Tanto per darvi un'idea. Per quanto riguarda i tumori, quello che ha più indagato questo argomento è stato questo professor Knox nel Regno Unito, che si è preso la briga di indagare 22.458 bambini che erano deceduti per tumore in tutto il Regno Unito, andando a risalendo a quello che era l'indirizzo di nascita e l'indirizzo di morte, e identificando tutti quelli che erano i cosiddetti hotspot, cioè le fonti emissive di tutto il paese, quindi un lavoro immane. In pratica quello che questo si legge un po' male, comunque è riuscita a identificare tutta una serie di inquinanti, il benzene, il benzopirene, l'1,3-butadiene, la diossina, capendo che per i bambini che erano più esposti, in particolare nella fase più precoce della vita, il rischio raddoppiava per le diossine, diventava quasi 4 volte per l'1,3-butadiene, quasi 2 volte per l'esposizione al benzeno, al benzopirene. E quindi voi capite anche qui una conferma di quello che vi avevo detto.
E questo ve lo voglio far vedere, perché io a questo professore gli ho scritto perché volevo delle informazioni, lui mi ha risposto e mi ha detto sì, quello che tutti, io ho indagato tutti i tumori, non solo le leucemie, e dice i miei lavori hanno ricevuto molte critiche che io personalmente non accetto. Io penso che ci sia molta gente che ha conflitti di interesse non dichiarati in questo campo. E queste sono le parole che mi ha scritto, voi vedete la mail. E questo purtroppo è molto amaro, e questo, ecco, io non vi porto solo cose di... Io non sono un ricercatore, sono solo una che si è messa lì a leggere, a studiare, a raccogliere, quindi io non faccio delle cose... E questa frase, guardate, questo è un grande pediatra americano, a dispetto del grande affetto che noi abbiamo per i nostri bambini e della grande retorica della nostra società sul valore dell'infanzia, so che c'è una festa di Babbo Natale, ecco, tutte queste belle cosine qui, la società è riluttante a sviluppare quanto necessario per proteggere i bambini dai rischi ambientali. Io spero che qualcuno di voi abbia visto il report 2 settimane fa quando ha parlato dei telefonini. Io mi ricordo esattamente, e mi ero fatta la diapositiva 2 anni fa al TG della Sera, hanno parlato del telefonino dicendo del rischio infettivo del telefonino, perché tutti lo tengono in mano e quindi può trasmettere. E sono anni che noi diciamo che i telefonini sono pericolosi, così pure i campi elettromagnetici e tutte queste cose. Ma nessuno, cioè, è come finalmente, a forza di grattare, perché bisogna essere proprio anche un po' testoni, però alla fine qualche cosa passa, perché tutti abbiamo dei figli, tutti abbiamo dei nipoti. E siamo qui solo per difendere loro, perché noi siamo grandi. Ma se i bambini non hanno chi li difende, che siamo noi, chi ci deve pensare? Ci pensano i babbi natali che sono lì a farsi... Cioè, scusate, ma che cos'è importante? Facciamoci queste domande. Il più bel regalo che per Natale possiamo fare ai nostri bambini è cominciare a ragionare, a dire, guardarli in faccia, a dire cosa ti aspetta, cosa ho fatto io per te. Intanto voi siete venuti qui, vi siete informati, e questo è già una cosa importante e importante. Io credo che poi ho anche altre cose, però io direi che a questo punto il succo che vi volevo dire ve l'ho detto. Credo che sia importante magari darvi la parola, tirate fuori le vostre emozioni, cosa vi ha lo scombussolamento, diciamo pure che spero di aver suscitato, perché bisogna che cominci a ricircolare un po' di linfa vitale, siamo ormai ingessati nel cervello, atrofizzati, cioè ritroviamo il coraggio di esprimerci, di uscire, di imporre delle scelte diverse. Anche a chi non ci vuole ascoltare, vuole pensare a tutte le idiozie che, pur di distrarci, pur di riempirci la testa con delle cose che non sono importanti, poi ognuno fa le sue scelte, però io credo che questa occasione di fare una gestione corretta dei rifiuti, nessuno, questa è la cosa più semplice da fare, che porta posti di lavoro. Il Comune di Forlì ha approvato una legge che di iniziativa popolare per la riduzione dei rifiuti, perché bisogna incentivare questo, non incentivare la combustione o tutte lo spreco di risorse, che soprattutto in questo momento così critico anche dal punto di vista delle attività lavorative, dei posti di lavoro. Abbiamo invitato in primavera Marco Boato, che è dell'ex istituto del Veneto, che ci ha portato tutti i dati, imboccando la filiera del riciclo, del recupero, eccetera, eccetera, si creano 1000 posti di lavoro rispetto a uno che se ne crea nella filiera della distruzione, dell'incenerimento e via dicendo, perché è tutta una catena che si riattiva. Non possiamo più permetterci di buttare via ferro, carta, plastica. L'inceneritore di Forlì ha già un difetto di rifiuti, perché la produzione, cosa ha fatto? Ha dovuto
bruciare milioni e milioni di metri cubi di metano. Quindi bruciamo metano per bruciare petrolio, perché la plastica è fatta di petrolio. Ma vi sembra che anche da un punto di vista economico sia una cosa che ha un minimo di fondamento? Ecco, io mi fermerei qui e poi magari se c'è qualche domanda oppure facciamo un pochino di dibattito.